Allora, professor Dario Vodka Rimani è un autorevole anglista, esperto soprattutto di Shakespeare, di Pinte, ha scritto dei saggi su questi grandi autori, è veneziano e noi ringraziamo molto per essere venuto qui da Venezia per partecipare a questo festival. È stato presidente della Comunità Ebraica di Venezia, consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche, e lui ci parlerà di luci e ombre tra Pinte e Shakespeare. Quindi vediamo questo aspetto della luce, del tema del festival, in due grandissimi autori. Ti ringrazio, nessuno vi ha detto che queste cose, seggiole sono scurissime. Mi sento costretto, nessuno l'ha confessato prima, no? Io vengo da Venezia, dove questa mattina abbiamo commemorato i deportati dalla comunità di Venezia. È la prima domenica di dicembre, ne sono 75 anni, mi permetto col vostro permesso, col permesso di tutti e col permesso di ciascuno di dedicare questa mia chiacchierata tranquillamente, come dire, divulgativa, ai deportati veneziani e a tutti i deportati che non sono diversi. Si parla sempre di antisemitismo e qui io, non potendo in un'ora fare una lezione di seminariale, diciamo, di letteratura inglese, dell'ebreo nella letteratura inglese, non che ci voglia molto, perché non è stato molto trattato, è stato abbastanza trascurato e spesso trattato male, diciamo, ovviamente. Ho scelto due autori che a me sono cari, ma che sono veramente due capisaldi della letteratura inglese: Shakespeare, che non occorre, di cui non occorre parlare, non occorre neanche introdurlo, e Harold Pinza, che è un ebreo del Novecento, drammaturgo, premio Nobel nel 2005 per la letteratura, quindi non un drammaturgo di secondo piano, ma direi poco conosciuto in Italia e anche, spero non ci sia qualcuno di teatro qui a smentirmi, anche poco rappresentato. E potremmo anche capire perché poco rappresentato. Si parla di, direttamente o indirettamente, di antisemitismo, non perché voglia parlare di antisemitismo, perché l'ebreo nella letteratura è per lo più, si ritrova per lo più di fronte a questo dilemma: come mi trattano? E quindi la vive sempre un po' passivamente, poi l'accusa è non vi difendete, voi sapete che una delle accuse fatte agli ebrei in relazione al nazismo è stata: non si sono difesi. Vorrei capire chi si poteva difendere di fronte al nazismo, ma non importa. Lasciamo stare le polemiche, anche se mi piacciono molto. Il problema è l'antisemitismo, perché qui siamo in Inghilterra, idealmente. L'Inghilterra con gli ebrei è stata ovviamente non tenera. Nel 1290, dopo avergli fatto fare gli usurai, li ha cacciati, e dal 1290 sono tornati in Inghilterra nel 1660 circa, 56-60. Quindi c'è un iato enorme, un'assenza enorme di ebrei in Inghilterra, in cui non ci si aspetterebbe che ci fosse neanche l'antisemitismo. L'antisemitismo senza ebrei sembra assurdo, no? E invece l'antisemitismo era potente, con tutti i miti sull'ebreo avvelenatore dei pozzi, che portava la peste, omicidio rituale, ammazzava i bambini per farne con il sangue le azime, e tutte queste delizie che hanno deliziato la storia dell'ebraismo nei secoli. E quindi vi salto i dettagli, non vi do date, non vi do titoli, sarebbe troppo lungo, ma in corrispondenza con l'assenza dell'ebreo c'è una forte letteratura nelle ballate, in un famoso racconto di Chaucer, siamo nella metà del 300, del racconto della priora sull'omicidio rituale, il bambino cristiano rapito per ucciderlo e farne sangue, eccetera eccetera, e Shakespeare quindi entra col Mercante di Venezia, entro in medias res per non rubarmi troppo tempo,
Shakespeare entra proprio in questa tradizione, ma come vi entra? Diciamo una cosa, che fino a quel momento, fino a Shakespeare, a parte un dramma misconosciuto che bisogna disseppellire per conoscerlo, Filosemita, infatti non lo conosce nessuno, tutta la drammaturgia e la letteratura poetica è antisemita, cioè là dove parla dell'ebreo è di carattere antisemita. Pochi anni prima di Shakespeare scrive Il Mercante fra il 97 e il 98, nell'89-90 un altro suo amico e drammaturgo, Christopher Marlowe, scrive un dramma che si intitola L'ebreo di Malta, The Jew of Malta. E l'ebreo di Malta, per dirvela breve, è la storia di un ebreo che viene spossessato di tutto dal governatore di Malta, perché deve pagare un tributo ai turchi, e si incavola, direi anche giustamente, insomma, è come se oggi ci togliessero tutto, insomma, abbiamo bisogno di soldi per il governo, ti togliamo tutto. E l'ebreo si arrabbia e diventa un malvagio, e lo ammette, è un malvagio. È così estrema la sua malvagità che diventa una farsa, cioè non è neanche credibile. Nel percorso del dramma non sono credibili tutte le azioni criminali, di avvelenamenti, uccisioni che commette. Siamo in questa tradizione. Poi arriva Il Mercante di Venezia. Il Mercante di Venezia è un dramma che Shylock è l'epitome, la metafora dell'ebreo cattivo e malvagio, o almeno così è vissuta e così interpretata. Io ho fatto un'edizione del Mercante di Venezia per Marsiglio, in cui, se avrete la bontà, non prendo copyright, se avete la bontà di andare a vedere, cerco di ribaltare, ma non perché sono ebreo e allora voglio che la letteratura di Shakespeare sia filosemita, mi interessa poco, perché il testo fa un'operazione di un'intelligenza impressionante, e d'altro canto Shakespeare non sarebbe stato Shakespeare. Shakespeare non sarebbe stato, come dice un critico, l'inventore dell'umano. Allora, detta in breve, la storia del Mercante di Venezia è la storia di un, diciamo, Don Giovanni, che è Bassanio, che ha bisogno di soldi per andare a corteggiare una bella signora, piena di soldi a sua volta, la bella Porzia, e i soldi non li ha perché se li ha mangiati tutti, è un patrizio, ma è uno scialacquatore, e va da Antonio a chiedergli del denaro in prestito. Antonio è un amico più anziano, è un mercante, è il mercante di Venezia, non è Shylock il mercante di Venezia, è Antonio, quindi c'è già un'ambiguità nel titolo. Noi pensiamo il mercante di Venezia è Shylock, no, non è vero, Shylock è l'usuraio, il mercante è Antonio, quindi il protagonista in teoria, secondo il titolo, dovrebbe essere Antonio. Antonio gli presta i soldi, gli dice non ho i soldi perché li ho tutti impegnati nei traffici navali, però va in giro a cercare chi sulla per fiducia nella mia persona e per stima nei miei riguardi, ti posso prestare quei soldi. Bassanio va in cerca di questi soldi, che Antonio, il quale Antonio ama moltissimo Bassanio, non si capisce fino a che punto ami Bassanio, che tipo di amore sia. E quindi c'è anche una immagine di amore omosessuale che al tempo era assolutamente da ghigliottina, cioè sì, non da ghigliottina, ma da decapitazione. E da squartamento. Bassanio va in cerca dei soldi e torna con Shylock. E qui c'è una domanda che inserisco perché altrimenti poi me la dimentico, dovrei mettervela molto più avanti, ma come mai Antonio, stimatissimo veneziano, commerciante, pieno di amici, non ha nessun amico che gli presti il denaro? Cioè Shakespeare dice, va e cerca fra i miei amici chi ti... Non trova nessun amico, torna con Shylock, che è il suo più grande nemico, acerrimo, perché lo odia, perché Shylock è un usuraio, è l'ebreo e in più è usuraio. E questo è un punto di domanda che la critica si dimentica di analizzare, diciamo così, non dico di risolvere, ma di analizzare. Bene, c'è una scadenza per la restituzione di questo denaro, 3.000 ducati, la scadenza scade, la data scade e Shylock porta in tribunale Antonio. Lo querela. Quindi lui è la vittima e Antonio è colui che ha commesso è il querelato, diciamo, l'inadempiente. In tribunale c'è Porzia,
la quale si, sto facendo molto breve ovviamente, sto saltando di dettagli importanti, ma Porzia si traveste da avvocato barra giudice, quindi non è chiaro il ruolo di Porzia, si sa che si traveste perché non poteva che essere un uomo l'avvocato e un uomo il giudice, e si pone di fronte a Shylock, di fatto lo sconfigge con un cavillo, dopo aver di fatto accusato Shylock di essere il solito ebreo che pensa sempre e solo alla giustizia senza misericordia, mentre la società veneziano-cristiana pensa alla misericordia anche senza la giustizia, in teoria. Porzia sconfigge Shylock su un cavillo del diritto, cioè dice: tu hai detto che avresti voluto come penale per la mancata restituzione dei 3.000 ducati una libra di carne da Antonio, non si sa da dove, poi quindi ci sono interpretazioni varie che non abbiamo il tempo di percorrere, ma sono interessantissime, anche un po' ridicole. Spinte, diciamo. Dice: sì, tu è vero che hai diritto alla penale della libra di carne, la giustizia te lo concede, prenditela, però la libra di carne, il contratto non dice che nella libra di carne sia compreso il sangue, quindi tu non devi versare neanche una goccia di sangue. Ora è chiaro che se io dico ti prendo una libra di carne, intendo muscoli, intendo tendini, intendo carne, pelle e sangue, però siamo in una fiction e quindi accettiamo, ma è un fatto che Porzia, che il cavillo di Porzia è un cavillo di giustizia che non è all'interno della giustizia. A quel punto Shylock ha perduto tutto, ha perduto la causa, viene punito per aver attentato alla vita di un veneziano e viene spossessato di metà delle sue proprietà e convertito al cristianesimo. Shylock esce di scena e c'è un quinto atto che non si capisce cosa serva, in cui tutto torna a commedia e Shylock non è più in scena. Quindi questo mercante di Venezia, che noi pensiamo sia Shylock perché è lui il protagonista reale del testo, non è Shylock, e in più alla fine il protagonista non c'è più, non c'è lui e quasi non c'è Antonio, quindi la protagonista rimane la città di Venezia, diciamo così, la società cristiano-veneziana di Venezia. Allora, questa è la lettura malvagia, la lettura superficiale, quella normale che si dà del testo. Il cattivo, vendicativo, ebreo usuraio, che è tutto vero, è tutto vero, è tutto assolutamente reale. È usuraio, è ebreo, non è proprio uno stingoli santo, cioè cova rancori, diciamo. E attenta alla vita di Antonio. Diciamo che voler fare i critici fino in fondo, diciamo, noi non abbiamo visto attentare la vita, ha solo chiesto. C'era un'intenzione. Poteva anche essere uno scherzo, poteva essere uno scherzo malvagio, diciamo così, però non c'è prova che lui abbia infilato il coltello nelle carni di Antonio, quindi come si fa a punirlo? Però siamo in una fiction e quindi accettiamo tutto della fiction, anche quello che è improbabile, diciamo così. Cos'è che non torna quando noi rileggiamo criticamente il testo del Mercante di Venezia? Io non so se riuscirò a trattare Pinter, ovviamente. Cos'è che non torna? Lo tratterò rapidamente. Cos'è che non torna nel Mercante di Venezia? Non torna tutto ciò che la critica non vuole vedere nel testo. Perché Shakespeare non è un narratore di banalità, non è un drammaturgo che si inventa storie banali, e quando le ha banali in mano, perché sono tutte da altre fonti, lui le mutua, le cambia, le umanizza anche. E in questo caso c'è proprio questa l'umanizzazione di Shylock, che non è soltanto umano nel senso che ne vediamo i sentimenti negativi, è umano nel confronto con la società veneziana. Shylock è accusato di essere l'usuraio, quindi interessato solo ai soldi, ebreo. Ora lasciamo stare la storia, perché Shakespeare non sappiamo quanto sapesse della storia, quindi potremmo dire: ma l'usuraio, l'ebreo faceva l'usuraio perché la società cristiana, il Concilio Lateranense 1215, era costretto a fare l'usuraio, non è che si è svegliato la mattina e ha detto: voglio fare l'usuraio, mi piace il mestiere. È una questione storica questa, ma non sappiamo, Shakespeare diciamo che non lo sapesse. Fatto sta che lui è la figura dell'uomo legato ai soldi. Shylock usura denaro. Usura è l'uso malvagio, l'uso deformato
dei soldi che producono altri soldi, cioè che non sono impegnati nel lavoro e non fruttano altro che non se stessi. Siamo tutti maggiorenni. È di fatto l'uso masturbatorio del denaro, autoriflessivo, il denaro che non produce nulla. E questo è negativo, è religiosamente negativo, considerato negativamente. E la società veneziana invece? La società veneziana è quella che Antonio lavora e traffica con le navi, il commercio, i traffici del nascente capitalismo a Venezia. Bassanio ha a che fare con i soldi anche lui, però se li mangia, quindi li ne abusa e li malusa, diciamo. Porzia non fa nulla perché non è ricca ereditiera, vive addirittura in campagna, quindi è la società feudale che vive del lavoro degli altri e non fa nulla. I matrimoni all'interno del testo sono matrimoni di denaro. Bassanio è interessato a Porzia, la bellissima Porzia, ricchissima Porzia, perché dice, sono le prime parole di Bassanio quando parla con Antonio e parla di Porzia, cioè ho bisogno di soldi perché in Belmont is a lady richly left, dice, a Belmonte c'è una signora riccamente lasciata, cioè ereditiera ricca, non dice è bellissima, sono innamorato, è piena di grana, dice. Insomma, se avessi detto così di mia moglie, credo che non mi avrebbe sposato. Allora, l'interesse di Bassanio, il primo interesse linguistico già, sono i soldi. Porzia è ricchissima. Quindi il matrimonio è matrimonio e denaro, e il linguaggio di Porzia per tutto il testo è un linguaggio economico, nel senso che lei è consapevolissima di essere straricca e forse anche di essere ricercata per la sua ricchezza. Tant'è vero che c'è la storia dei Trescrini che da tutto il mondo i ricchissimi principi vengono a cercare di sposare lei, indovinando in quale dei tre scrigni per volontà del padre ci sia il suo ritratto, cercano i soldi. Quando la figlia di Shylock, Jessica, tradisce il padre e scappa col cristiano, col giovane cristiano Lorenzo, sarebbe stato meraviglioso che fosse un amore romantico, un amore in cui poeticamente fuggono nudi e non ha bisogno di nulla se non del loro amore. E invece, prima di scappare di casa, Jessica cala dalla finestra di casa sua, della casa dell'ebreo, lo scrigno pieno di valori, di soldi e di gioielli. Li prende chi? Lorenzo, e insieme fuggono con gioielli. Altro matrimonio d'amore. Cioè, Shakespeare non è un cretino, credetemi. Se studiate Shakespeare vi rendete conto che queste chicche lui te le mette in mezzo. Se voleva disegnare un matrimonio d'amore, aveva altro modo di farlo, no? Toglieva i soldi in mezzo. E invece ci sono soldi sempre e dappertutto. Ed è la società cristiana. Quando a Shylock, durante il processo, ovviamente non sto seguendo la mia linea per il tempo, durante il processo, Porzia, travestita da avvocato barra giudice, gli dice, senti, dice, tu avanzi 3.000 ducati, te ne diamo il doppio, te ne diamo il triplo, e lui dice, non ne accetto neanche 20 volte tanti, dice, voglio quello che mi spetta, la mia libra di carne. Allora, Shylock è un malvagio, è cattivo, è vendicativo, diciamo, mi ci riconosco benissimo, ma quello che sta dicendo Shylock è, a me dei soldi non interessa nulla, io rivoglio la mia dignità. Lui in un primo monologo, mi manda il primo monologo per favore, la prima slide. Nel primo monologo, non lo leggiamo tutto, non vi spaventate, dice, mi avete ingiuriato a rialto per i miei soldi, i miei interessi, lasciamo perdere, saltiamo, mi chiamate miscredente, cane assassino, cur, cane bastardo, lo chiama cane diverse volte, viene chiamato, Shylock, sputate sulla mia gabbana di ebreo, notate questa gabbana di ebreo, Jewish gabbatin, dice, e tutto perché faccio uso di quel che è mio, è un mestiere che mi avete messo in mano voi questo, no? Vi avete sputato il vostro catarro, dice così, sulla mia barba, mi avete preso a calci come si fa con un cane rognoso. Cioè, Shylock è
cavolatissimo, ma è un eufemismo incavolatissimo, vuol vendicarsi. E dico, non gli diamo ragione, però lo capiamo. Ha un rancore di vecchissima data. E Antonio qui, invece che dirgli, ma no, non è vero, zitto, dice, anzi, lo rifarò se ti rincontro. Quindi gli riconferma l'odio per questo ebreo, barra, cominciamo a chiamarlo anche il diverso, l'alien. Quindi Shylock è, ha questo pregresso, diciamo così, di rancore, di amarezza anche, di umiliazioni subite nel tempo e negli anni. Shylock non può perdonare, ma sta dicendo in modo molto trasparente, si sta svelando anzi, non si nasconde mica, si sta svelando, sta dicendo perché lui vuole la sua libra di carne. Per lui la libra di carne è ridammi quello che mi hai tolto. Tu mi hai ferito nelle carni in questo modo. Mi hai fatto perdere gli amici di là più avanti, mi hai fatto perdere gli amici, mi hai messo contro gli amici, mi hai messo, hai aizzato i miei nemici, mi hai messo contro gli amici. Lui rievoca tutto il male che Antonio gli ha fatto. Antonio, che è una bellissima persona, simpaticissima, poi un uomo che ama, un altro uomo, ma ama. Bene. Parliamo di sentimenti. Abbiamo visto che i matrimoni della Venezia cristiana sono matrimoni di interesse. Shylock sta dicendo, a me i soldi non interessano. Mi avete costretto a fare l'usuraio, ma a me dei soldi non me ne frega niente. Quando la figlia scappa con tutto il denaro, piange ovviamente, ah, i miei ducati, mia figlia, i miei ducati, e urla, ma le parole di Shylock sono riportate da personaggi cristiani veneziani, non sono le sue parole, non le sentiamo dalla sua bocca. Quindi chissà se lo stanno calunniando. Non importa. Viene a sapere da un amico ebreo che la figlia a Genova ha scambiato un anello con una turchese, che era la turchese che Shylock aveva avuto dalla moglie, ora morta, quando erano fidanzati, l'ha scambiato per una scimmia. E lì Shylock recita la battuta più sentimentalmente potente di tutto il testo e dice I would not have given it for a wilderness of monkeys. Io non l'avrei data neanche per una giungla di scimmie. Ed è una turchese di valore, una pietra preziosa, con l'anello non sappiamo se d'oro, di platino o di plastica, ma insomma era, per lui era un valore affettivo la turchese. Nessuna scimmia ha il valore, nessun altro personaggio ha un atteggiamento sentimentale come Shylock. Allora, io non sto dicendo, attenzione, che Shylock è il buono e gli altri i cattivi. Sto dicendo che abbiamo una situazione complessa in cui il testo ti costringe a pensare, se vuoi pensare. Cioè il testo è dialogico, non è monologico. Il testo non è un testo che ti dice questa è la mia verità ed è anche diventata da questo momento in poi anche la tua. Il testo ha più verità, devi scavarle. Devi incarnarti nei personaggi diversi e elaborare un rapporto fra i personaggi, fra i sentimenti dei personaggi. Solo così puoi cercare di avvicinarti a qualcosa che somigli a una verità. Shylock è questo, e la società veneziana è questo, è quest'altro. Shylock va al processo in modo trasparente, dice io voglio la mia libra di carne. Viene 30, hai detto 15, sono le 4 e 15, un'ora. Cerco di abbreviare. Nessuno me l'ha detto, vi assicuro, nessuno me l'ha detto, lo porto a processo anch'io. Dov'è Porzi allora? Shylock è trasparente. La società veneziana continuamente si maschera. Jessica scappa di casa dal padre durante il carnevale, non lo dicono chiaramente, ma si capisce. Travestiti. Quindi il tradimento è travestimento, mascherata. Porzia va a fare l'avvocato al processo, mascherata da avvocato, ma non è l'avvocato, è Porzia. Quindi il comportamento degli altri è un comportamento che oggi definiremo pesantemente ipocrita. Cioè si nascondono, non hanno il coraggio i personaggi di dire io sono tot, sono quel che sono e mi presento per quel che sono. Anche questa è un'altra delle diversità fra Shylock e i suoi antagonisti. La trasparenza e la non trasparenza.
vado alla conclusione di questo Shylock per passare a qualcos'altro. Ma abbiamo, io vado per suggestioni ovviamente, non vi faccio i percorsi lineari di letteratura inglese che non avrei tempo di fare, come immaginate, ma vado per suggestioni. Questa è una prima suggestione, quella del mercante di Venezia. Al processo, Shylock, dicevo, viene spossessato e viene convertito. Shylock, da quel momento in poi, sparisce dalla scena. Cioè, la società veneziana non è più in grado di confrontarsi con questo, virgolette, diverso sconfitto. Questo diverso che è stato sconfitto. E lo elimina. Il quinto atto sparisce. Cioè, nel quinto atto Shylock non c'è più. Shylock non c'è, ne parlano. Tre volte, e dicono, l'ebreo, scusa un attimo, l'hai convertito, chiamano il cristiano, chiamano il neocatecumeno, chiamano come vuoi, chiamano il neoconvertito, chiamano Shylock, che è il suo nome. Viene chiamato molto più spesso ebreo nel testo che non Shylock, eh? Ma questo è un dettaglio, insieme a tutte le offese che riceve. Sparisce e la società non si confronta più con Shylock. La società si mette, ritorna alla sua commedia, e io dico era l'unico modo in cui il testo poteva concludersi per un pubblico elisabettiano, ovviamente, non potevano far vincere, Shakespeare non poteva far vincere l'ebreo, che non conoscevano innanzitutto, perché non c'erano ebrei a Londra se non nella veste di marrani, quindi nascosti, e il pubblico non avrebbe accettato una sconfitta della società bianca, diciamo così, non ebraica. Shylock viene sconfitto e viene espulso, convertito, restano dei punti di domanda però. Allora, innanzitutto la sensazione è che Shylock diventi un marrano, perché è difficile pensare che uno che è stato Shylock per tutta la vita, ebreo per tutta la vita, usuraio per tutta la vita, improvvisamente perché viene convertito con acqua battesimale, cambia di carattere e diventa un gentile signorile impensabile. Non ci crediamo, ma non possiamo, non sto parlando con quello che il testo non ci presenta, sto parlando con le potenzialità del testo, con quella che io chiamo l'apertura del testo, un testo che rimane aperto, assolutamente aperto, perché ti rimangono dei dubbi. Ma come fai a convertire uno come Shylock? Ma lascialo perdere, mandalo all'inferno, come fai a convertirlo? Cosa speri di trovare, di recuperare un buon cristiano? Poi io mi chiedo sempre, e quando avranno bisogno di soldi, da chi andranno? Non c'è più un usuraio. Antonio, che, a cui gli amici non hanno voluto dare nulla, evidentemente, non ha più neanche un usuraio. Allora, restano dei punti interrogativi nel testo, dei grossi punti interrogativi, e resta questa immagine di ebreo nascosto, che la società però vuole nascosto, che la società dalla luce mette in ombra e fa sparire. E comincia un marranesimo, che noi ritroviamo in un'altra modalità, molto più moderna, in Pinter, in Harold Pinter. Ora, io non ho tempo di riassumervi opere di Pinter, ne parlerò di una o due, pensavo di parlarne di quattro, per questioni di tempo, perché mi si sta guardando molto male da sinistra. Harold Pinter è un ebreo di Londra, 1930-2008, premio Nobel nel 2005, autore spettacoloso, modernissimo, nasce nell'East End di Londra, quindi nella zona del, a Hackney, nella zona del proletariato ebraico inglese, figlio di un sarto, tipico mestiere degli ebrei che potevano scappare con ago e filo, ovviamente non col pianoforte in spalla, secondo la vecchia barzelletta. Prende molto da Beckett, però cioè scrive dei testi, lo diciamo in apertura così ci chiariamo, scrive dei testi che tanto poco si capivano quando sono stati prodotti, che un grande critico ebreo, anche lui fra l'altro, Martin Esling, li definì teatro dell'assurdo. Voi sapete che noi usiamo la parola assurdo come offesa nei guardi dell'altro quando l'altro non si capisce, quando l'altro non si fa capire. In realtà è quando noi non capiamo l'altro, è una prospettiva un po' diversa. E gli diciamo sei assurdo, invece probabilmente lui è ragionevole e gli assurdi siamo noi, ma è un termine con cui noi non amiamo offenderci, confrontarci. In realtà Harold Pinter non scrive teatro dell'assurdo, scrive un teatro di marranesimo, e torniamo alla suggestione shakespeariana che vi ho dato, al marranesimo della conclusione del testo. Qui lo apriamo, il discorso su Harold Pinter, con il termine marranesimo.
Vi do un esempio rapidissimo di un testo, siamo nel 1957, scrive tre testi fondamentali, poi ne scrive molti altri, scrive una trentina, però i primi sono quelli che gli danno la fama. The Room, la stanza, marito e moglie normalissimi che parlano di colazione poco chiusi dentro una stanza, e improvvisamente arriva il padrone di casa che sembra voler parlare con loro o meglio con la moglie, ma poi c'è il marito, quindi esce. Discorsi strani, frammentari, non si capisce cosa si dicono, frasi come potrebbe essere quelle a colazione fra di noi quando non hai bisogno di farti capire da tua moglie, da tua madre, da tuo padre, da tuo figlio, perché ci si conosce a memoria da sempre, quindi basta una parola per ricollegare un mondo di discorsi precedenti. E così accade, ma noi non capiamo nulla perché noi i personaggi non lo conosciamo. Poi entrano un marito e moglie, bussano, entrano e dicono: ma ci hanno detto che questa stanza è libera. Come libera? Diciamo, noi. Eh no, mi hanno detto che è stato per affittare, e comincia un po' di ansia anche in noi e nella signora che non vede l'ora di farli uscire, poi ritorna, se ne vanno i due contraddicendosi, stavamo salendo, no, stavamo scendendo, non si capisce nulla di dove stiano le verità dei discorsi di queste persone. Rientra il padrone di casa quando il marito se n'è andato per al lavoro e dice: c'è uno che ti vuole vedere, è giù in cantina da tre giorni. E dice: ma no, io non voglio vedere, non aspetto nessuno. Salta su, dice: vabbè, verrà anche se non vuoi. E arriva su un negro, cieco, che gli dice: torna a casa, Sel. Lei si mette a urlare: non chiamarmi Sel. Prima si parlava dei nomi. I nomi sono un problema in Marocchino. Nessuno vuole essere riconosciuto per il nome che ha. Ci si ribella di fronte ai nomi. E noi diciamo, ci chiediamo: ma si chiama così o si chiama così? Cioè, noi stessi non lo capiamo, perché il testo non ce lo fa capire. C'è un rigetto dell'identità. Fatto sta che il negro minaccia, dice: devi tornare a casa o ti porto io. Rientra il marito, all'improvviso non chiede neanche: ma chi è questo, cosa vuole, nulla, non parla, lo uccide e finisce il testo. Ora si capisce perché lo chiamano teatro dell'assurdo. In The Birthday Party, che è il secondo, festa di compleanno, un certo Stanley, chiuso in una bed and breakfast, diciamo così, in cui si sta facendo alloggiare da un marito e moglie, altro marito e moglie, ambiente tranquillamente familiare, iperrealistico, colazioni, cornflakes, il pane tostato, siamo veramente a casa, non siamo in un mondo fantastico, non è il mondo di Beckett. Stanley, gli dicono: è la tua festa di compleanno? Mia festa di compleanno? No. Arrivano due, e che la faccio breve, dopo atti di violenza e interrogatori di terzo grado, portano fuori Stanley dalla casa contro la sua volontà, inebetito, disarticolante e perduto. Il terzo, e poi mi fermo, è Adam Welter, il Calapranzi, bellissimo testo in cui ha recitato anche John Travolta, fra l'altro. Il Calapranzi, due sicari, si sembra di capire, entrano in una casa perché devono svolgere un compito, e in questa casa cominciano i soliti discorsi frammentati, non si capisce niente, si capisce solo che uno ha un carattere più forte e l'altro molto più debole, uno comanda e l'altro ubbidisce e ha timore del primo. Alla fine i due che sono entrati per uccidere qualcuno, non si sa chi perché non c'è un terzo personaggio in scena, i due si ritroveranno per un escamotage che vi racconto, andate a vederlo sulla Rappresenta Milano un giorno, l'uno di fronte all'altro con il più forte Ben con la pistola spianata ad ammazzare il suo compagno collega con cui era entrato per svolgere un compito, e si sono ribaltati i rapporti, erano entrati per uccidere insieme e si ritrovano l'uno a uccidere l'altro inaspettatamente per tutte e due, per quello che risulta essere la vittima e per quello che risulta essere il sicario del suo amico, che è una parte di sé, perché erano in due e facevano parte di un tutt'uno. Ma insomma, cosa sta facendo Harold Pinter? Beh, innanzitutto ci sta creando un casino di ansia, di angoscia, di paura, di consapevolezza che non siamo mai al sicuro, che siamo all'interno di una stanza, viviamo all'interno di una stanza che possiamo intendere metaforicamente, ma non è tanto metaforica, perché le sue stanze sono stanze reali. Non pensiamo che di star trattando con il teatro dell'assurdo, questo non è Beckett, non ci preoccupa dell'esistenza, cosa significa vivere, che significato ha la vita. Qui è: ma mi posso fidare dell'altro? È un tema molto più ebraico. Mi posso fidare, e qui di ebrei non ce n'è, solo nel festa di compleanno c'è qualcosa di ebraico, qualche parola yiddish. Per il resto Pinter scappa dall'ebraismo,
lo rifugge, lo nasconde, lo mimetizza, lo marranizza, lo appiattisce, lo annulla, insomma. E presenta queste situazioni in cui c'è sempre il io sono dentro al sicuro, o così penso, cosa arriverà adesso da fuori? Quando arriverà? E c'è quest'ansia del rapporto dentro-fuori, continuamente, fuori-dentro, sono curioso di ciò che sta fuori, ma preferisco restare dentro. E dentro mi proteggo. Dentro ho il mio equilibrio identitario, ma fino a quando potrà durare questo mio equilibrio? E questa è la seconda suggestione che vi regalo, per mettere insieme alla prima suggestione shakespeariana, di questo teatro in cui nulla è dato e tutto è tolto. Cioè noi qui non abbiamo una storia, mai. Abbiamo frammenti di storia che però non fanno storia. Se io ti do dei frammenti e tu li accumuli, non conosci l'ordine di questi frammenti da mettere insieme. La storia non c'è, la storia viene negata e viene negata l'identità dei personaggi che non si rivelano, rivelarsi è pericoloso. Quando si rivelano, quelle rare volte che raccontano qualcosa di sé, che qualcuno di essi racconta qualcosa di sé, rarissimo, quel qualcosa viene strumentalizzato da qualcun altro e gli si rivolta contro. E l'altro si pente di aver detto quello che ha detto. Presenta tutte queste situazioni che io non riesco a non definire situazioni da ghetto. Di quello che è stato nella storia il ghetto, chiusura, protezione e pericolo allo stesso tempo. Voglia di uscire e voglia di restare. Diventa metafora, ma ripeto, i testi di Peter non sono metafora nella sua globalità. Sono testi, io l'ho chiamata metafora, è una metafora ossessiva quello che lui presenta, perché la presenta continuamente. Poi i drammi più avanti si politicizzeranno. Scusatemi. Ma Pinter ti produce quello che è la figura di un ebreo marrano, di un ebreo mimetizzato, che diventa epitome di una umanità. Perché la paura oggi è di tutti, perché l'incertezza è di tutti, perché la voglia di nascondersi in molte occasioni è forse un po' di tutti noi. Non dovremmo farlo, non dovremmo mimetizzarci, dovremmo avere il coraggio tutti di metterci su un palco e dire sono ebreo, o sono cristiano, o sono musulmano, non dovremmo dover aver paura, però ogni tanto ci scappa di doverla avere. Adesso chiederei, abbandonando anche Peter, l'ultima immagine, l'immagine dell'asse, che è questa, e accumulate a queste due suggestioni che vi ho regalato, vi regalo la terza, con cui se volete potete legare le due precedenti, perché anche questa è equilibrio, ha come problematica l'equilibrio, l'incertezza e anche il marranesimo, diciamo, se vogliamo. Questa è Saul Steinberg, grandissimo disegnatore e illustratore romeno, che fra il 33 e il 40 è stato in Italia, ha studiato, si è laureato qui al Politecnico, poi le leggi razziste o razziali, come si voglia, razziste, che lo hanno costretto ad andare in America, e in America ha cominciato a disegnare niente po' di meno che per il New Yorker, e lì è diventato famoso, è diventato Saul Steinberg. Questa è un'immagine che non è la prima volta che mostro, anche qui a Milano, io la amo molto, mi accompagna, credo che non troverò disegnatore che sulla lapide possa mettermela, però sarebbe molto bello per me se me la disegnasse più avanti, non subito, insomma, sulla lapide. Voi vedete, boh, niente scaramanzia sto mondo, guarda, tocca. Beh, l'immagine, dunque, a sinistra non si vede bene, ma a sinistra c'è un abisso. Qui abbiamo un'immagine molto ironica, molto scherzosa, ci può far ridere, però è disperante anche allo stesso tempo. La vita ebraica è fatta così, di riso e pianto insieme, di schmalza anche. Una signora incavolata a morte con un punto di domanda che, notate, è girato a guardarmi: oh, che cavolo fai? Cosa vuoi fare? Lo vuol colpire per annullarlo. Sembra non rendersi conto, forse se ne rende conto, che se annulla il punto di domanda lei viene scaraventata a leva nel vuoto e si annulla. Ragioniamoci un attimo, lei viene tenuta in equilibrio dal suo punto di domanda. Cioè il problema o i problemi che lei si trova di fronte sono ciò che la tengono in equilibrio.
senza quei problemi, se lei il punto di domanda lo risolvesse con una banale risposta, sì, basta, lei è morta. Il punto di domanda cade, ma cade anche lei, cioè si ribalta anche lei. Lei è tenuta in piedi, in equilibrio, precario, forse c'è un range di possibilità di movimento, un po' avanti, un po' indietro, che lei può attuare, ma non di più, altrimenti sbilancia questo equilibrio simbolico. Lei è tenuta in piedi dalle sue problematiche. E Sol Steinberg l'ha immortalata in questo precario equilibrio, in cui noi ci rendiamo conto che la sua identità è la precarietà, come forse quella di Shylock, come quella dei personaggi di Harold Pinter. E la precarietà penso che sia identità anche per molti di noi. Grazie. Io questa splendida illuminante lettura della luce del buio in una rappresentazione letteraria e anche molto il paradigma della nostra vita. E a questo punto passo il microfono a Gabriele Knight per il prosieguo del pomeriggio.